Un buongiorno a tutti voi, sono Andrea E Daniela. e in questa rubrica che si chiama Dal banco alla tavola vi condurremo tra le ricette più popolari della nostra laguna. Adesso andiamo in cucina. Il piatto di oggi è una variante del classico cagnoletto in umido, e cioè cagnoletto alle bacche di ginepro. Prepariamo ora il pesce e tagliamolo a tranci. Togliamo l'osso. Infatti il cagnolo non ha spine, ma un osso di cartilagine. Ed ecco il filetto che dividiamo in due. In questo modo abbiamo i pezzi della misura giusta per lo spezzatino. Passiamo ora nella farina, così da proteggere un po' in cottura e dare cremosità al sugo. In una ciotolina abbiamo precedentemente preparato un trito di cipolla, sedano e carota. Scaldiamo un po' d'olio. Distribuiamo il cagnoletto e lasciamolo rosolare. Prima da un lato e poi dall'altro. Ora versiamo il trito a cui abbiamo aggiunto il vino, le bacche di ginepro, i chiodi di garofano e il rosmarino tagliato sottile. Copriamo uniformemente così da insaporire il tutto. Ora ci va la salvia, l'alloro e i pomodorini. Sale. E pepe. A questo punto lasciamo cuocere a fuoco moderato per circa 20 minuti, durante i quali controlliamo che non attacchi e che il sughetto prenda una consistenza morbida e cremosa. Infine, a fuoco spento, aggiungiamo un filo di olio extravergine di oliva. E serviamo il nostro piatto. Ecco a voi lo spezzatino di cagnoletto alle bacche di ginepro. E come sempre, da Daniela e Andrea, buon appetito!